Buonasera, benvenuti a Foyer, la nostra rubrica dedicata al teatro. Oggi andiamo al Teatro Golden, dove è in scena lo spettacolo Diversamente Giovani fino al 1° dicembre. Ne parliamo insieme a Elisa Lombardi, benvenuta, Grazie. e a Paolo Rocarei. Ciao. Ciao. Allora, Elisa, partiamo da te. Svelaci la trama, insomma, ci sono due coppie, e con Sì. voi in scena Roberto Ciufoli e Esatto. Tiziana Sì. Foschi. Cosa avviene? Allora, praticamente la storia parla di quattro personaggi che si trovano a dover convivere nella stessa casa. Siamo io e Paolo, che interpretiamo io, Noemi, lui, Giacomo, che sono questi due ventenni. Figli della crisi, diciamo, e convivono con questi due invece quarantenni barra cinquantenni che sono Piffi, che è interpretato da Ciufoli, Roberto Ciufoli, e Shanti, che è interpretato da Tiziana Foschi. E, praticamente all'inizio le due coppie sono Noemi con Piffi, quindi la ventenne con il quarantenne, e Paolo con Shanti, quindi il ventenne con la quarantenne. E diciamo che in questa convivenza vengono fuori tutte le problematiche delle due generazioni, insomma, i due modi diversi di comunicare, i due modi diversi di rapportarsi all'altro, e quindi vengono fuori una serie di equivoci molto divertenti, finché poi le coppie si scoppieranno e si riaccoppieranno in maniera diversa. Diciamo, i due ventenni si riuniscono e i due quarantenni si riuniscono, quindi parla un po' dell'amore, della difficoltà che a volte ai giorni d'oggi, diciamo, c'è. Esatto, Sì, anche della differenza di età in sì. amore, no? Che è un tema, Esatto. che divide, diciamo così. Paolo, il tuo personaggio. Giacomo è un ragazzo che è cresciuto prevalentemente su internet, almeno poi questo non ce l'ha detto nessuno, quindi io vi dico quello che mi sembra di Vabbè, aver come l'hai capito per conto mio. interpretato tu? È cresciuto su internet lui e questo si vede moltissimo in tutto quello che fa, nelle sue perversioni. E nelle sue manie, è un ragazzo che ha preso tutto da internet e quindi dal mondo che lì ha trovato. Non a caso, per esempio, lui fa travestire Shanti nei modi più astrusi e ha tutto questo genere di perversioni che effettivamente possono essere ricondotte ad una vita su internet con gran facilità. Insomma, io credo che la chiave per interpretare Giacomo sia proprio questa, che i suoi stimoli gli vengono tutti da questa realtà e si vedono i risultati. E allora però per entrare meglio, no, in argomento, per far capire a chi ci guarda in questo momento di cosa stiamo trattando, vediamo insieme un piccolo estratto della commedia. Buongiorno anche a lei. Vedi, prima mattina, poi. Ma è da molto che aspetta. No, sono appena arrivata, credo. Ma si sente male? No, non ho capito se ho già vomitato o se devo Vuole una vomitare. birra? Sì, Ha già grazie. vomitato. Ma Ma lei. lei? No, scusi, stavo pensando, ma io e lei ieri sera. No, perché non mi ricordo proprio un accidente di niente. Ma non potrei mai, perché lei non è assolutamente il mio genere. Però non mi ricordo poi quando bevo, ma non potrei mai uscire con uno con questo pigiama. No, innanzitutto neanche lei è il mio tipo, ecco. E poi, ma perché parla così a casa, a bambola, a sproposito? E per poi, oh, non si aggiriscono le persone in questo modo. Uia! Ma allora sei tu? Sì. Cioè io e te ieri sera, che ti quando bevo divento moderna. Ha capito? Io e sua figlia ieri sera. Oh, però non mi somigliate affatto, eh. Devo aver preso tutto dalla madre. Bella donna, evidentemente. Oddio, la testa, la donna, chi è? Ma io lo so, è un'altra che ho incontrato in un corridoio. Comunque. Ecco, non è sua figlia, no, no. Oddio, ma allora abbiamo fatto una cosa a tre. Non mi ricordo neanche un particolare, mannaggia! Ma che mi avete messo nel mojito? Una pasticca di chetamina? Giusto! Giusto, era lui il coso! Giacomo. Piacere, Shanti!
Davide e Giacomo. Ah, sì, certo. Io sono Piffi e lei è Noemi. Ah, incantata. E quindi ieri sera lei è venuta con Piffi. Giacomo. Sì, certo, lo stavo dicendo. E da quando li conoscete? Sì. Ieri, al centro degli artisti a vedere il concerto di Bud Spencer di Mexico. Che sarebbe? È un gruppo italiano punk. Davvero? Noi eravamo a quel concerto. No, tu e Giacomo eravate a quel concerto. Ah, sempre lui. E tu che ne sai? Perché Giacomo non se lo sarebbe perso per niente al mondo. È l'unica cosa che lo può uscire di casa. E da bagno, scusate, tocca a me. E non c'è però. E allora abbiamo capito un pochino di cosa si tratta, sì. No? Che impressione vi fa rivedervi in strano. Scena? Questa era la prima, credo, la prima proprio il debutto. Sì, infatti eravamo tesissimi. Grandi cioè, emozioni. Sì. Poi, tra l'altro non abbiamo parlato, no, della realtà del Golden, è una realtà importante a Roma e c'è una grandissima partecipazione di pubblico ovviamente, ma poi soprattutto del quartiere, no? Sì. Infatti ricordo Andrea Maglia, che è il direttore del teatro, che in effetti ha aperto questo teatro 3-4 anni fa, e ha fatto veramente il boom, diciamo, perché ha trovato la chiave giusta evidentemente per sì, farlo. Anche perché Paolo è un punto di incontro per tutti i residenti del quartiere, che sì, vengono a teatro ma magari no, si incontrano, vanno a una commedia, poi dibattono della commedia, è un posto per incontrarsi anche. Sì, infatti c'è sempre, a parte che è sempre pieno il teatro, e questo a parte fare piacere a noi, credo che faccia piacere anche allo stesso Maglia, che io trovo che sia particolarmente bravo, perché insomma non è facile tenere un teatro sempre pieno, soprattutto se è aperto da così poco. E poi la gente, io ho notato che la gente è lì da prima, è lì da parecchio prima, non arriva direttamente per lo spettacolo, anche perché c'è tutta un'accoglienza per gli abbonati, quindi per l'appunto è proprio un luogo di ritrovo anche prima dello spettacolo e ovviamente dopo. Elisa, sei ancora emozionata quando vai in scena? Ormai archiviata la prima, stai tranquilla? No, l'emozione c'è sempre, anche perché il teatro ha una struttura particolare, perché il pubblico è tutto intorno. Quindi sì, l'attore, cioè il pubblico è veramente vicino, e questo è molto... hai veramente le reazioni del pubblico a pochi centimetri, quindi devi stare molto concentrato. Devi stare molto concentrato, perché può essere distraente, diciamo. E però è molto figo, perché poi la nostra scenografia è una casa. Ha le camere, il bagno, la cucina. Quindi è come se il pubblico stesse a casa tua. Cioè, perché veramente si crea proprio una sorta di Grande Fratello, no? Sì. Una sorta di Grande Fratello, è sempre attuale. E Paolo, lavorare con Roberto Ciufoli e Tiziana Foschi, cosa ha significato, insomma, due grandi attori? Beh, è stato e continua a essere peraltro molto, molto bello, perché nonostante loro abbiano molta più esperienza di tutti e due noi, e soprattutto di me, e nonostante siano molto più rodati ovviamente come attori, questo loro non te lo fanno sentire. Se te lo fanno sentire è solo quando cercano di aiutarti e ti danno delle indicazioni magari, quindi... Io personalmente mi sono sempre sentito trattato come un loro pari, e questo è molto piacevole, soprattutto perché nonostante questo loro riescono comunque a ricoprire invece un ruolo di guida anche lì, non facendosi sentire però la tua inferiorità. No, diciamo inesperienza, dai, tra virgolette. Elisa, lavorare con Tiziana Foschi, che hai carpito qualcosa insomma dalla sua arte? Beh, per noi, per me comunque sì, è molto bello, proprio perché impari. Loro sono due mostri comici, quindi essendo una commedia abbiamo solo da imparare proprio a livello di tempi, di ritmo, è tutto ogni sera è... cercare di stare a livello tutti e quattro, perché comunque, essendo più giovani... Insomma. Perché vi siete avvicinati al teatro? Per caso. Per caso? Sì, perché io ho cominciato l'anno scorso una scuola di teatro, ma l'ho cominciata in realtà non con poca convinzione, però almeno inizialmente non avevo mai pensato di dargli il peso che alla fine si è preso per conto suo, però...
fortuna ha voluto che per caso scegliessi l'hobby giusto e adesso è andata così, chissà poi. Chissà che cosa accadrà, no? Che cosa accadrà, me lo chiedo. E tu invece, Elisa? Io sono un po' più grande di Paolo e ho iniziato il mio percorso attraverso la danza. Ho iniziato studiando danza, infatti ho avuto esperienze passate più che altro nel teatro musicale, quindi ho fatto tutte cose musical. E mi sono avvicinata quindi al mondo del teatro attraverso la danza e il canto e adesso questa è la mia prima commedia puramente teatrale ed è quello che mi piacerebbe fare, insomma. Quindi nel futuro, insomma, sceglieresti il teatro, sì, piuttosto che la TV o il cinema? Beh, oddio, io questo adesso non, diciamo che non sono nelle condizioni di scegliere, nel senso che se mi capitasse un film magari. Cioè, l'importante è raccontare delle belle storie. Paolo, perché poi comunque sono, no, tre mondi diversi, ovviamente, la TV, il cinema e il teatro. Indubbiamente. Vorrei saperne di più e illuminarvi, ma io non Quindi ne so niente. Provarci e poi vedere, no? Perché poi è completamente diverso. Un attore, no, va in scena tutte le sere e recita sempre lo stesso copione. È una scelta per tutta la vita, viene da dire, no? Piuttosto che un'avventura magari di un periodo. Certo. Però ricordiamo la data, in chiusura invitate se volete il pubblico a Diversamente Giovani. In scena, sì. Ricordiamo innanzitutto gli altri componenti della squadra, che sono i due scrittori, che sono Michele Andreozzi e Luca Manzi, regia di Luca Manzi e Massimiliano Vado. Siamo in scena fino al 1° dicembre al Teatro Golden, tutte le sere, tranne il mercoledì e il lunedì. E vi aspettiamo. Vi aspettiamo numerosi. Vi divertirete, sicuramente. Questa è la garanzia, vi divertirete. Sì. Grazie a Paolo Rocarei, grazie a Elisa Lombardi, è tutto per quanto ci riguarda. Foyer torna ovviamente lunedì prossimo dopo la pubblicità. Spazio a Calcio News.